One, two, three, four. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up, get on up. Get up, get on up. E a un certo punto Lecce mi schiaffa perché mi ero addormentato. Era un sogno. E come riapro gli occhi vedo Lecce bellissimo. Meraviglioso. Era un lolli Lecce. E lo sapevo dire benissimo. Buonasera, allora siamo qui con i Drama Libera Tutti che si sono appena esibiti nella loro overture qui al Fringe a Roma. Allora, ditemi un po'. Come è andato l'impatto col pubblico? Che cosa? Perché poi voi fate uno spettacolo. La signora in prima fila è stato male a un macello, ci siamo andati addosso proprio. Ok. Mauro è più simpatico del gruppo. Simpatico. Era l'impatto col pubblico. Si porta tagliato, cioè, penso. Sì. Allora questo è importante. Oh, che guardo, te le telecamere, a lui o lei? No, no, guarda un po', insomma, come vuoi. Così va benissimo, siete bellissimi. Il nostro pubblico che passa dietro, grazie. La tifoseria, ok, però voi partite avvantaggiati perché voi comunque vi esibite su un palco che è Roma, che è comunque un po' anche il vostro, no? Mission de Venezia, non so. Mucenti che la marisco. Okay, no, se... diciamo che non solo Roma, ma anche San Lorenzo è un posto dove ci esibiamo abitualmente. Sì. Sempre Roma, non solo Roma, ma anche San Lorenzo. Roma, ma per cerchi concentrici si parla. Piuttosto che, potevi dire. Eravamo tanto per Paolo, vogliamo dire qualcosa di interessante? Ah, comunque è andato bene, il pubblico ha risposto, è stato entusiasta, ha disturbato gli altri spettacoli e quindi questo per noi è molto importante. Sì, anche perché dobbiamo ricordarlo che il vostro è uno spettacolo di improvvisazione, per cui è necessaria l'interazione con il pubblico. Quindi... Sì, è stato molto presente, anzi non si è fatto per niente impaurire, anche se non aveva libri, perché il nostro spettacolo è fondato, diciamo, sui libri. Però nonostante questo è stato pronto, scattante. Ecco, dei libri fotocopiati. Raccontatemi un po' questo. Il 15%. Raccontatemi un po' questo incastro con i libri. Che cos'è che fate esattamente? No, queste cose che voi chiamate game, giusto? Com'è che funziona? Ditemelo un po'. Dei game, sono degli sketch che durano dai 3 ai 5 minuti, a meno che non sta in scena Federica, allora si va oltre gli 8 minuti. E divertenti. Che prendono spunto dalle cose che ci dice il pubblico. In questo caso l'impro book è basato sui libri, quindi può prendere spunto dall'immagine che c'è sulla copertina di un libro, da una dedica di un libro, dall'incipit di un libro, dal finale, da tante cose che possono essere. Quindi mi state dicendo che in questi 3 giorni che voi starete qui in replica, il vostro spettacolo non sarà mai uguale, insomma. Ma né questi 3 giorni né mai più. Penso. Mai più, assolutamente. Assolutamente. Il pubblico viene e vede uno spettacolo unico. Ok, esatto. Ricordiamo quando è che siete in replica ancora? Mercoledì sempre al palco C alle ore 23.30 e? Giovedì sempre al palco C alle ore, come dice Aldo Moro, 20.30. Benissimo, allora vi faccio l'ultima domanda così vi lascio andare ai vostri bagordi post spettacolo. Il punto di forza, cioè ricordiamo che comunque questo è un festival per cui sia il pubblico che anche una giuria di qualità avrà il dovere di votare lo spettacolo, che poi ci saranno insomma delle finali, insomma, per arrivare poi al premio e tutto il resto. Quindi giocatevi 30 secondi per dirmi qual è il vostro punto di forza. Dello spettacolo, chiaramente. È proprio quello che abbiamo detto, che nasce, cresce e muore quella sera stessa, e se te lo sei perso, t'attacchi e non lo potrai mai vedere mai più. Oh. Suona più una minaccia che... No, è una minaccia. È una minaccia. Benissimo, ragazzi. Allora, merda per le prossime repliche. No, facciamo parlare Pierpaolo, che non ha detto... No, facciamo parlare Pierpaolo, dai. Che tu pensavo fossi qui solo per fare lo stagio. Ecco. Ok, no, lo stagio però gli viene bene, dobbiamo dire. Sì, stasera dire. Va bene così, lo portiamo via. Molto laconico, però bellissimo. Chiudiamo così? Ok, grazie ragazzi, buona serata. Get up, get on up, get up.
Get on up, stay on the scene. Get on up like a sex machine. Get on up.